sono dedicate alla Camera degli Sposi, le sfilate che a Lahore, Pakistan, hanno fatto germogliare creazioni che si frappongono tra il linguaggio globale della moda e le magiche suggestioni della tradizione e del gusto orientali. La collezione mi è stata ispirata dalle mie stesse radici culturali pakistane. Ho ripreso cose del Rajasthan, del Khalistan, le aree del deserto, ho colto i loro colori, le loro decorazioni, i loro ricami, sviluppando una cultura di manufatti, una gioielleria che rinasce con questi capi. Molti degli stilisti pakistani che hanno presentato le loro collezioni nel corso dell'evento si sono esercitati nell'arte delle mescolanze fra Oriente e Occidente. I riferimenti di Mena Sultan sono andati anche all'impero Mughlai, che si espanse verso il subcontinente indiano alla metà del XVI secolo. È una collezione che evoca l'eleganza del subcontinente indiano, i Mughlai, la loro eredità in termini artistici, che si riannoda a una nuova tradizione. Nadia Hussain è un'attrice della televisione pakistana, ma anche imprenditrice e stilista, e considerata top model in Pakistan. È sempre difficile indossare l'abito da sposa perché si tratta di indumenti molto pesanti, ci sono sempre molti gioielli da mettersi addosso, i capelli sono sempre coinvolti, quindi una sfilata sulla sposa è piuttosto complicata, ci sono molti punti carichi, ma alla fine il riscontro è positivo. Quest'anno la settimana della moda della sposa è giunta alla 7ª edizione, proprio uno degli appuntamenti maggiori in Pakistan.